Presidente, un euro e il sole finalmente riportano gente allo stadio. Diciamo che, come dicevo ai tuoi colleghi, la cosa che più mi ha emozionato oggi è stato l'abbraccio della curva a fine partita alla squadra. Tornata a gioire, tornata a cantare, insomma, ci siamo tolti un bel peso sullo stomaco perché abbiamo contribuito a rendere i mesi invernali pesanti alla tifoseria e oggi sono contento che la gente è stata contenta della squadra. Il più contento era anche Aliberti, lo vedevamo partecipe proprio nelle azioni del campo bar. Diciamo che si è integrato bene nel gruppo di amici che gestiscono questa società, diciamo, è una presenza importante che dobbiamo assolutamente coltivare perché penso che insieme a noi ci farà fare un salto di qualità a livello soprattutto organizzativo della società. Come avete una squadra serena? Sì, una squadra, ma è un bel po' che serena, diciamo che da novembre in poi la squadra si è compattata, l'allenatore è stato bravissimo nel metterla in campo sfruttando le caratteristiche di questa squadra. E, insomma, rischia poco dietro, probabilmente fa pochi gol, però vince le partite e questo in questo momento ci interessa più di tutto. Domenica si va dai cugini dell'Agnò. Eh sì, penso che sarà una partita tostissima perché l'Agnone ha preso un allenatore di categoria che è bravo, infatti lo sta dimostrando, mi sembra 3 partite 7 punti, loro hanno bisogno di punti per salvarci, noi abbiamo bisogno di punti per continuare a salire in classifica, sarà una bellissima partita, una grossa festa come l'anno scorso e non vediamo l'ora di andarci a giocare la partita da loro. Ancora più bello con lo stadio senza barriere. Sicuramente, con la speranza che non si creino troppe a livello di ordine pubblico, troppe discrezioni, perché poi insomma quando lo stadio è così poi gli occhi da parte delle autorità sono spalancati, però sarà una festa sicuramente.